gambe, poi ci traiamo, ci fa già un po' di glutei in quattro per via, un po' di glutei in quattro per via, lascio lavorare, grazie, grazie Luciana Riccardo, grazie, un po' di glutei in quattro per via, prego, qua di addominale e terminiamo con un po' di stretching. La prossima volta, se riuscite a procurare il primo elastico, perché sia io che Rosanna vedremo di fare qualche esercizio con l'elastico, così cambiamo un pochettino. Va bene? Inspiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e vado avanti, faccio come se avessi uno step. Facciamo un qui step. Facciamo apro, apro, chiudo, chiudo. No, e chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Facciamo sempre finta di avere uno step, faccio un passo da subito. Un passo sul ginocchio, un passo è mia, un passo è mia, un passo è mia, ne facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo e una chiusa e inspiriamo e espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, rilassiamo le gambe attive, piedini in fuori, dietro le braccia, flexo, piego l'esterno, interno cobra, no? Bene, due. Se sentiamo male le ginocchia, mi raccomando, non vado giù. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e perché no, blocchiamo su bene con la schiena, conto 4, 3, 2, braccio stretto, avampiede, 1, e torniamo, 2, 3, 4, chiudiamo, e togliamo un attimo, e adesso sempre manine dietro, incrocio, 8, ginocchio non supera la punta dei piedi, sto bene su con la schiena, e apro, dall'altra parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, riprendiamo, divagliamo, piedini paralleli, 1, mi raccomando, dai tu glutei, dai tu quadricipiti, esci, 1, esci se sento male il ginocchio, mi blocco prima, piedini paralleli, le ginocchia non fanno questo ma sono parallele, 3, esci, 4, 5, 6, 7, ne facciamo ancora 8, naturalmente a casa ne potete fare di più, 8, e so che soprattutto questi li amate, 7, 6, 5, mi dà lezione per tanti, 4, 3, 2,
e come al solito sorpresa sbalzo l'avambraccio, carico tutto, carico il quadro civile con 4, 3, 2, rotoliamo, ma solo la schiena, riprendiamo le gambe, piego ginocchia verso l'esterno, estero, 1, piano su, 2, 3, 4, lavora avanti interna coscia, 5, 6, 7, perché no, altri 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, veniamo su sdroppolo, non vengo mai su velocemente, sdroppolo, veniamo su, ci riprendiamo le bottiglie d'acqua, erroraccio, non ve l'ho detto subito, è una sorpresa, ritorno con le gambe piegate, sgomiti vicino al busto, apro, chiudo, 1, 2, gambe piegate, glutei contratti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lascio ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blocchiamo, sfordiamo, anche qua mi giro come giustamente rosando, una gamba avanti, e appoggio l'avambraccio sul quadro civile. Gambotta dietro piegato, non è questo, ma gamba dietro piegato. E stendo il braccino. Porto, gomito dietro. La mano passa vicino al quadro civile. Estendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e facciamo ancora 8, 6, 5, 4, 3, 2, blocchiamo, ci giriamo, questo fa parte della serie, mi piace tantissimo, piego, appoggio, mani avanti, passo vicino al quadro civile, e estendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blocchiamo, srotolo. Gambotte piegate, giù il mento, ed è l'ultimo, poi ci sdraiamo, eh? 1, 2, porto sul gomito, avambraccio invece, e giù, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamo altro braccino, 1, non lo facciamo con le con le braccia perché tiriamo troppo sul collo, guardo giù, mi facciamo ancora 4, 3, 2, e ancora cambio e cambio, 1, 2, 3, 4, mi facciamo ancora 4, 3, 2, e ricambiamo, uno, due, tre, mi raccomando, poi guardate giù, quattro, facciamo ancora quattro, tre, due, e stop. Ci prendiamo il piede, ci prendiamo il tappetino, io prendo qua il pedosini, prendiamo il tappetino, I'm about to
ci mettiamo in posizione quadrupedica. Quadrupedica ma avambraccia a terra, ci evitiamo di tirare troppo la schiena. Avambraccia a terra, estendo la gamba, piedi da martello, blocco ginocchio, leggo la gamba sulla corda, estendo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e cambiamo, poi invece fuori la gamba ne parete di più. Cambiamo gambotta, estendo, piedino martello, blocco ginocchio, getto la gamba sulla coscia, estendo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, blocchiamo, appoggiamo, ci facciamo un bellissimo plank, peso nel corpo, spalla gomito, contraggio i glutei, contraggo l'addome, conto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ritorniamo in posizione quadrupedica, estendo la gamba, piedina martello, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambiamo zampolina con l'altra piedina martello, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blocchiamo e rifacciamo un bel plank, estendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riporto sulle ginocchia ed è l'ultimo, poi ci sdraiamo, incrocio una gambotta sull'altra, e laterale 1, e ritorno, 2, 7, 7, 7, 3, 4, la palla, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e non ci resta che cambiare gamba, non spaventate, non lo facciamo più plank, 1, 2, manca tempo, 3, non per tranquilla personale, 4, 5, 6, 6, 8, con l'ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, veniamo su posizione quadrupedica, estendiamo la schiena, è 1, dorso del gatto un po' più veloce, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Passiamo in posizione del dito supina, ci sdraiamo, piedini a terra, blocco il ginocchio, stendo la gamba sulla coscia, piedino a martello, ecco, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, blocco conto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sentiamo qua che tira, è la cosiddetta danza zona, l'altra parte, 1, 2, 3, le ginocchia sono alla stessa altezza, 4, 5, 6, 7, blocco e conto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, portiamo giù, le gambe flesse, portiamo le manine sotto i glutei, sempre portare le ginocchia verso la fronte, grande in bene. Ecco, 3, anzi dopo l'uno c'è il 2, anzi c'è il 3, 4, ne basta ancora 4, 3, 2, blocchiamo sempre manine sotto i glutei, seguiamo essendo una gambotta alta, una avanti, piedina martello e ritorno, ne facciamo due serie da 8 ripetizioni e poi ci allunghiamo il corpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blocca, gambe, portiamo le manine in presa coppita, coppito, blocco, tiro la schiena, allungo la schiena, naturalmente facciamo veloce, ma voglio vedere se lo prendo, poi fare avanti, tagliamo, magari non sono tanto. Piedi a contatto, prendo le tende, giù bene col bacino, se puoi scordare le gambe, flesse fuori. Questo serve sempre per allungare la schiena. Torniamo, essendo una gambotta, appoggio, porto la gambotta all'ostacolo, fa allungare qua le cipite. Se mi fa male rimango su con la gamba, devo sentire una tensione leggera, non deve far male la gamba. Riporto sulla gambotta e stendo, prendo l'altra, flexo, porto giù, in questo caso uno quadro tutto lo tengo, porto ancora 4, 3, 2, riallungo la gambottina, se si cambia le gambe, ma fa malissimo. Dopodiché flesso una gamba e stendo il busto, prendo l'avampiede, allungo, sto allungando un po' il passo, conto 4, 3, 2, blocco e cambio. Conto 4, 3, 2, blocco, appoggiamo i piedini a terra, veniamo su, se riusciamo, veniamo su con i quadricipiti, o se no veniamo su come riusciamo, veniamo su tutti, porto sulle braccia, blocco, gambe piegate, conto 8, senta lungo, senza la spinta dalla caviglia fiacca, facciamo ancora 4, 3, 2, allungo, porto la vita laterale, manina martello dall'altra parte, conto 4, 3, 2, cambio, prendo, giro la piscina, allungo, e conto 4, 3, 2, ancora manina la nuca, riassunto, bene, su con la schiena, contraggio il glutei, su con la nuca, e conto 4, 3, 2, e stendiamo.
chiudiamo, ti facciamo un applausettino, grazie. Ci vediamo alle prossime, se usciamo, mi raccomando, portate anche gli elastici, tenete gli elastici con la broma. Grazie, vi saluta anche Rosanna e vi auguriamo un buon proseguimento di lockdown.